caldo si estende sulla maggior parte del nostro territorio, dove i raggi del sole ritardano ad espandersi nell'aria, creando calore. Questo sole che penetra la terra accompagna tutto l'anno la vita nella regione dei Caraibi, al nord del paese. Le sue spiagge sono un simbolo di libertà e pienezza e posti come Cartagena, Barranquilla, Santa Marta e La Guaira fanno testimonianza della storia, l'industria e l'abilità umana. Da questa zona proviene anche un altro mondo. Più di 70 milioni di lettori in 60 lingue hanno vissuto la nascita di Macondo nelle spiagge di 100 anni di solitudine di Gabriel García Márquez. Facendo una linea verso sud, il clima caldo si estende verso l'oceano, il Pacifico. In mare aperto, le balene saltano e colpiscono l'acqua con clamore. Di fronte all'impassibile sguardo dei pellicani, sull'isola santuario di Malpelo. Sulle canoe, i pescatori lanciano le loro reti da imbrocco e le alzano piene zeppe di pesci argentei che si contorcono tra la schiuma. In questo posto la marimba accompagna la vita con il tamburo. Anche al centro e all'interno del paese si può respirare questo caldo. L'odore vola attraverso le regioni di Santander e percorre gli incredibili paesaggi del canyon del fiume Chicamocha. Nell'altra estremità, nella parte orientale del paese, il fiume Orinoco tratteggia alla fine di una vasta pianura verde dove i bovini sorvegliano il tramonto. I cowboy attraversano i campi, cantando le loro canzoni, riempendo il silenzio dell'aurora con il rumore del galoppo. A sud l'Amazzonia è un vero e proprio tempio, altissimi alberi che sembrano toccare il cielo con i loro rami e tanti frutti con sapori dolci. Sembra che le parole non bastino per elencarli. Se ci si siede a tavola, il cibo è una festa di sapori e di miscele, succhi di frutta, riso al cocco, succulenti stufati, carne, frutta e dolci, squisiti piranucus, pesci giganti, con tutto il sapore della natura selvaggia. In mezzo a paesaggi non sfiato, ogni mattina assistiamo alla nascita della terra. Comunità indigene ci trasmettono le loro conoscenze, le loro versioni della vita ancestrale. Continui ad essere un bene comune, una fonte di purezza, d'aria, di vita.